qua. E poi c'è un'altra persona per me molto importante. Claudio Chirizzi, dove sta? C'è? C'è. Voglio fare i complimenti a tutta la società che c'ha questo staff tecnico che sicuramente è uno tra i migliori che c'è in Puglia in questo momento. Quindi, ragazzi, i ragazzi li ho visti giocare l'altro giorno. E parecchi li conosco, Mocavero. La Serie B nazionale passa a terzo campionato assoluto. Questo è un orgoglio salentino che nessuno fino adesso si è potuto permettere. Intanto a nome della società e di tutti i dirigenti in modo particolare un caloroso abbraccio e saluto a tutti quanti voi, sportivi, amici e simpatizzanti in genere del basket a Monferoni. Se c'è questa realtà, se vediamo tante persone, se abbiamo questo livello, è dovuto soprattutto a questi ragazzi e a questi dirigenti, ma non ci dimentichiamo che questa realtà può vivere grazie anche agli sponsor, e in particolare voglio nominare la MD Discount, che ancora quest'anno è il primo sponsor di questa società. Ormai sono 12 anni che la MD Discount, nel nome del dottore Angelo Dell'Anna, consente di avere questa realtà così importante che è arrivata in questi 12 anni dalla Serie C, la C2, alla Serie C1, alla Serie B. E quindi veramente con orgoglio dobbiamo pensare che queste realtà possono esistere solamente se ci sono tecnici importanti, giocatori importanti, dirigenti importanti, ma soprattutto sponsor importanti alle spalle. Io vorrei chiamare l'allenatore, prego, Antonio Lezzi. Beh, adesso tocca a lei spendere qualche parola su questi ragazzi. So che ci sono anche dei nuovi acquisti, quindi ecco, se magari lei ci spiega meglio come è composta la squadra. E questo lo volevo difficile. Comunque, sì, brevemente. Innanzitutto volevo dire che io, non soffrendo di alcun tipo di dipendenza, non soffro neanche di assuefazione, quindi per me vincere è sempre una cosa molto importante. E la Serie B e questo campionato sono una cosa che bisogna affrontare sicuramente in maniera strong. Quest'anno poi il campionato sarà ancora più difficile, come avete sottolineato voi, quindi si sarà di divertirsi. Ora ci presenterà, prego Anastasia, vai, fai la sfilata. Allora, questa sarà una maglia per le partite casalinghe. Cosa significa? Perché nelle partite casalinghe lo sfondo deve essere chiaro. Questa maglia sarà sostituita per la parte bianca dalla parte nera per la maglia di trasferta. Gianluca. No, devi solo dire come ti chiami, tranquillo, poi per il resto c'è tempo. Gianluca. Andrea. Vabbè, dillo tutto, guarda, perché magari l'allenatore ci metteva molto, però tu sei più veloce, quindi. Jefferson. Giancarlo Rodriguez. Ok. Federico. Io. Alessandro. Gianmarco. Simone. Angelo, Matteo, Danmarco, Giorgio. Adesso. Sì, un applauso a Marco, il merito dell'organizzazione di questa serata è soprattutto suo, quindi io so che quest'anno tu fai parte anche dello staff, quindi tocca a te dire qualcosa, vai. Beh, io intanto ringrazio tutti i presenti per essere venuti. Voglio fare un ringraziamento a te, Arianna, che per il quarto anno hai presentato questa serata. Facciamogli un applauso. E niente, per me è un piacere, diciamo, lavorare per essere entrato in questa società quest'anno ufficialmente, anche se ormai è già da qualche anno che lavoro per loro. Non spendo molte parole. Speriamo di vedervi numerosi al palazzetto quest'anno, abbonatevi e sosteneteci. Ecco Marco, poche parole ma buone, quindi mi raccomando, la campagna abbonamenti è aperta. Allora, noi diamo appuntamento alla prima partita che si terrà il 27 settembre alle ore 18 presso il palazzetto del Velodromo contro il Vasco. Ci possiamo congedare, lasciamo tutti quanti il palco e ascoltiamo ancora una volta la musica di Music Rewind. Grazie a tutti per essere qui, vi aspettiamo il prossimo anno.